Lo vedi bene la banciare, eh? Signor Mario, buongiorno, ben trovati, è un piacere vederla qua. Come sempre presente. Preparato da guerriero Vespa, Piaggio. Questa è la sua moto, ci racconti la sua casa. Come è andata? Cosa devo partecipare? Volevo far presentare la mia Vespa che è stata premiata con la targa oro. La targa oro. È un piacere vederla in Piazza Cosa da un concittadino carottese. Sì, è la passione ci unisce perché ai miei tempi la Vespa era qualcosa come una grande ambizione, un grande traguardo da raggiungere in quanto le possibilità economiche negli anni 50 e 60 non erano quelle di oggi. Sì, Mario, ma ce ne stanno tante di Vespa, solo la Piaggio li ha cacciati in quegli anni, milioni. Però la tua è tutta originale in tutte sì, le cose. Non hai mai vegliata una caduta. Questo è mai... un chiaro di luna, la Vespa Sprint, questa è la Vespa Sprint del 1966. Quindi anche il colore originale. Sì, 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 perciò è stata premiata con la targa oro. Quindi c'è un certificato di storicità autentico che rispetta tutte le... E ti sei divertito a fare la giornata? Non ancora devo partecipare, però come vi dicevo, io ogni anno sono sempre presente perché c'è questo connubio tra storia e passione. Infatti io sono orgoglioso di essere un vespista, in quanto posseggo anche altre vespe, per cui... Sei un piccolo collezionista. Lo slogan Svitando. Mio è mamma... Sfidando le ire delle mogli, sfidando le ire dei familiari, non tradiscono mai. Anche perché i bambini dicono, ma che devi fare due vespe, tre vespe, spesso non percepiscono il messaggio. Non percepiscono diciamo, il Made in Italy, quello che è stato il Made in Italy per l'economia nazionale, quello che è stato la vespa degli anni dopo. Che comunque è l'unico scooter che resiste negli anni. Cresceranno questi nipotini e capiranno le tue passioni. Anzi, non a caso le mie vespe rimarranno per i miei figli e per i nipoti, che spero che apprezzeranno. I miei auguri Mario, grazie.